Presidente, buongiorno, parliamo allora di didattica a distanza, smart working. Come procede intanto e cosa si farà e cosa si prevede in vista di questo esame di maturità, ad esempio? E proprio per l'esame di maturità il MIUR ha emanato un'ordinanza, la 197 del 17 aprile, che dà indicazioni precise circa la composizione delle commissioni. La novità di quest'anno, già preannunciata del resto, è quella che la commissione esaminatrice sarà formata da docenti interni componenti il consiglio, con la presenza di un unico membro interno, esterno, scusate, che è il presidente di commissione. Dovranno fare parte prioritariamente i docenti di lettere, i docenti delle discipline oggetto di quella che doveva essere la seconda prova scritta, e poi sarà completato con altri componenti il consiglio di classe, magari rappresentative delle discipline di indirizzo dell'indirizzo di studio della scuola. Queste sono le novità più rilevanti che l'ordinanza 197 porta a conoscenza. L'altra certezza è quella che non ci saranno le prove scritte e ci sarà un colloquio. Rimandiamo a future emanazioni di ordinanze per sapere, diciamo, particolari più precisi sulla modalità di svolgimento del colloquio. Quanto incido, quanto manca a livello personale ad un insegnante o ad una preside, proprio la presenza fisica degli alunni, insomma. Sarei non veritiera se dicessi che non mancano e che la didattica a distanza risolve tutto. Allora, abbiamo sperimentato questa didattica a distanza che senz'altro appena torneremo al regime normale è una modalità che senz'altro si affiancherà alla didattica in presenza, ma ritengo che i processi di apprendimento sono processi squisitamente umani e come tale nessuna virtualità potrà mai sostituire il rapporto diretto che esiste tra docente, allievo, tra loro gli allievi e anche fra dirigente e tutta la comunità educativa. Pertanto, sperimentata questa modalità in emergenza e perché non avevamo altre alternative, ritengo che la didattica in presenza sia un elemento fondante dei processi di apprendimento e come tale speriamo al più presto, per tanti motivi, di ritornare alla normalità e di vivere momenti in presenza che sono imprescindibili, ma anche momenti di didattica a distanza con le strategie, diciamo, che utilizzano la virtualità. Tutto qui. Chiudiamo allora con un saluto, una raccomandazione, chissà, scelga lei, Io mi ragazzi. rivolgo prioritariamente ai ragazzi che si apprestano a affrontare l'esame di maturità e come tale dico le cose si sono messe in modo tale, non avete avuto diciamo, quei protocolli normali su cui tanto contavate anche in termini di ritualità, la notte prima degli esami, l'ultimo compito, però diciamo, questa è una delle prime prove che la vita ha messo davanti e la dobbiamo affrontare per com'è. Ci saranno altre possibilità per rifarci, io dico sempre il motto ci rifaremo e quindi affrontate con grande impegno, ma anche con buon senso quello che sarà l'esame, dove peraltro diciamo, le garanzie che il Ministero ha dato, quindi perché ha tenuto conto di questo momento difficile, saranno ammessi, saranno promossi e saranno messi nelle migliori condizioni per poter esprimere quanto studiato nei 5 anni. Quindi tanti auguri, ma anche saluti a distanza a tutta la comunità del Ferrara che in qualche modo ha risposto alle proposte formative a distanza che diciamo, tutto lo staff e tutto il personale docente ha messo in atto. Brava Presidente, grazie, grazie, Grazie grazie, buona a giornata e voi, buon una buona lavoro. giornata. Arrivederci, grazie.